Tutti voi mi hanno già sentita. Se mi avete sentito tutti, salto la parte. Perché ieri c'è stata. È stato bellissimo. Io sono grata del tempo che mi avete regalato. Silvana ha concluso in parte la sua prima conclusione su questo tempo regalato. Ieri starvi ad ascoltare è stato, e vedere il film è stato un grande regalo di tempo che noi spesso ci neghiamo perché siamo incapaci di sottrarre, siamo incapaci di anche di dire dei no e di sottrarci a troppi rumori, ed è assolutamente vero. Il tempo è quel tempo che i neuroscienziati dicono che soltanto la lettura può regalare ai nostri cervelli, che è il dono più grande, scrive Marianne Wolfe in Proust e il Calamaro, che la lettura ci può dare, dono preziosissimo, non solo per la nostra felicità interiore, ma anche evidentemente per il nostro cervello, quindi per il lavoro che poi fa funzionare tutto il nostro corpo. Ieri è stato, fra le tante cose raccontate e dette, che io cercherò poi di ritirare su nei fili, citato questo libro di Sellerio, Fassone. Fassone. Su questa storia. Noi siamo nati in carcere. Io quel senso di anche un po' di colpa di non essere stata, di essere stata fortunata. Intanto io ce l'ho spessissimo e sempre questo senso di colpa di essere fortunata, oggi ancora di più. Cioè ci sono luoghi dove stanno crollando case e invece io sto bene, sto con voi e torno a Roma, i miei figli stanno bene. Faccio una vita bella perché faccio un lavoro bellissimo e un sacco di amici, di relazioni. Quindi sono molto fortunata. E nella mia in giovinezza mi appassionai di carcere per due motivi. Uno tutto politico, ero di Democrazia Proletaria e il partito mi mandò a Rebibbia perché c'era un gruppo di detenuti italiani e stranieri. Erano appena arrivati i detenuti stranieri, erano 8.000 in tutta Italia, quindi parliamo della metà degli anni 80, un numero ridicolo. Avevano diritti che però non potevano essere esercitati, come le telefonate che, essendo sempre dovute ascoltare nelle lingue arabe, nelle lingue straniere, non avendo la possibilità di essere ascoltate, loro non potevano chiamare le famiglie. Insomma, vado lì e vado lì anche per una passione che è quella del teatro. Io avrei voluto fare l'attrice, veramente, era un mimo. Poi ho avuto un incontro con un assurdo impresario, un assurdo regista e ho deciso di studiarlo invece il teatro. Incontro un meraviglioso professore del Dams di Bologna che mi dice, che mi racconta della testimonianza, dell'importanza della testimonianza, se non ci fosse chi ha raccontato la massa che Jesenstein mette insieme nell'anniversario della presa del Palazzo d'Inverno, chi non ci avesse raccontato Majakovskij, Stanislavskij, noi non sapremmo quello che era avvenuto in quei momenti. E allora decido che anche io voglio fare la testimone, vado a studiare storia del teatro e vado a vedere uno spettacolo da Rebibbia per colpa di mia mamma, che era amica della vice direttrice del carcere, e mi assisto a un'Antigone e mi emoziono da morire e capisco che lì dentro il bisogno di teatro c'è e c'è tanto. E allora che voglio andare là? Quindi ci vado per i detenuti stranieri a insegnare un corso di storia del teatro. Avevo 22 anni. E incontro questo gruppetto di detenuti stranieri, 5, 4 o 5 di loro. Mi dicono che vogliono fondare una cooperativa perché hanno imparato a impaginare, ma che vogliono anche diventare editori ed editori per ragazzi. La mia prima reazione è dire siete pazzi, però insomma io vi posso aiutare. Uno di loro, che mi è nel cuore di Silvana, nel cuore di tanti che l'hanno conosciuto, poteva essere un mio amico. Lui era di Bari. Figlio di una coppia anziana, aveva due sorelle già grandi, il suo papà poliziotto va in pensione, lui era uno studente brillante, bravo. Va in pensione e lo riportano nel paesino piccolino, questo San Michele di Bari, dove lui, adolescente, 17enne, volta faccia, cambia e si unisce, arrabbiato probabilmente, arrabbiato per questo trasferimento, arrabbiato per. Si unisce a una banda.
criminale e quindi c'è una rissa, c'è un omicidio e Antonio va in galera a 18 anni. Va in galera, uno zio lungimirante lo fa trasferire a Rebibbia. Rebibbia a metà degli anni 80 era un carcere modello e quindi sembrava un'università occupata, tu entravi, c'era chi faceva il corso di teatro, chi faceva un'altra... E Antonio Spinelli fonda Simmos. Poi Antonio muore all'improvviso, libero da 2 anni, di aneurisma. Si ferma, l'ultima volta che l'ho visto erano le 5 del pomeriggio nel nostro ufficio, stava impaginando un testo in armeno e mi dice: Madonna, sta armeno, io vedo che c'ha degli occhi rossi. Antonio aveva sposato la mia vicepresidente di Simmos, spessissimo le volontarie in carcere sposano i detenuti, io non l'ho sposato, c'era un rapporto molto forte che continua ad esserci, però ammetto che anche io, come Laura Ingrao, che aveva 70 anni, portava il bastone, quando uscivamo da là, Laura mi diceva: io qui mi sento donna, torno a sentirmi donna, perché cioè, non voi potete immaginare cosa possiamo essere dentro un luogo dove la libertà e anche quella affettiva è totalmente legata. Quindi i caffè, io bevevo 10.000 caffè perché ci venivano offerte in continuazione. Ci sono stata 10 anni a Rebibbia, dai miei 22 ai miei 32, quindi un periodo abbastanza lungo, ci ho fatto anche 2 pance, sono entrata con 2 gravidanze dentro. E Antonio, che ha lasciato 2 bimbi, Elisa, Antonio muore all'improvviso. E io mi chiedo sempre se sia morto di carcere. Comunque, muore un attimo, quindi nessuna sofferenza. Noi subito istituiamo, io la mattina dopo chiamo Banca Etica, apro un conto, ci sono le famose, le biblioteche d'Antonio, noi ogni anno compriamo dai tanti editori i libri che più ci piacciono e li doniamo a una scuola che dimostri di non avere accesso ai libri alla lettura e che abbia un progetto di biblioteche scolastiche. Vi rubo una cosa, nel senso che adesso voglio che nel progetto sia anche in qualche modo scritto che mi devono restituire, farò come ieri l'avete detto, cioè anche noi vogliamo, perché alcune scuole restituiscono e ci mandano immagini, altre scuole prendono i libri, tanti grazie e arrivederci. E questo, insomma, forse anche questo è stata la responsabilità in quelle parole, che no, nella cura, nell'attenzione, quelle parole che vogliamo. Però questo succede e quindi chiudo questa enorme parentesi per dirvi che Simmos nasce in età carcere, nasce per la volontà di un ragazzo detenuto e per la tenacia di quel ragazzo. Noi nasciamo su dei temi che ora abbiamo abbandonato, o meglio abbiamo reinterpretato, abbiamo reinventato, abbiamo scelto di dirlo in modo diverso. Noi nasciamo sulla testimonianza. Ieri il film mi ha molto molto colpito, naturalmente, forse l'avrei tagliato un po' perché forse avrebbe un impatto più potente, però mi rendo conto che poi lì c'erano i ragazzi, insomma, che non è mai facile dire ti taglio una scena e questo, quindi, così come non è mai facile una scrittura tagliare una testimonianza. Noi siamo nati con i libri bilingui, Mappamondi, le storie ponte, abbiamo, e poi con Lorenzo la Costituzione, la collana Nomos, che invece, al contrario dei libri bilingui, sta andando avanti, prosegue, io spero di, anzi avremo una nuova Costituzione raccontata ai bambini presto. E i due timoni, quindi, quali erano e quali sono? Quelli della conoscenza dell'altro, le parole sono queste: conoscersi, parlarsi, abbattere i pregiudizi, trovare luoghi d'incontro, trovare che sono le pagine dei libri, naturalmente, ma poi noi sappiamo che i libri creano ponti e creano parole, perché se ci è piaciuto un libro ne possiamo parlare, perché se in una classe c'è un libro che può far discutere, può accendere delle idee, si può parlare. Quindi i libri sono davvero uno straordinario movimento di cambiamento, di rivoluzione, di senso.
abbiamo abbandonato però da una decina d'anni a questa parte la testimonianza, lasciando soltanto uno strumento che non è un libro, ma è un calendario, quella che era la nostra parte più interculturale. Ancora molti quando pensano a Sinnos pensano all'intercultura. Noi vorremmo che questa parola esplodesse, perché intercultura. Che vuol dire oggi? Allora, noi abbiamo i bambini che leggevano negli anni 90 i nostri mappamondi, quindi avevano 6 anni nel 90-92, oggi sono degli uomini e delle donne. E l'intercultura di fatto ce l'abbiamo già, cioè già è avvenuto questo processo nei nostri mercati, nelle nostre parole, negli scambi. Mio figlio è fidanzato con una giovane ragazza di provenienza haitiana che è scura, nera, che vive, parla vicentino, ha un accento veneto e tutto è così, cioè non c'è una normalità che oggi viene vissuta serenamente dai ragazzi e raccontata in modo diverso da quegli adulti che continuano a non capire che cosa è successo, però diciamo noi manteniamo l'interculturalità in un calendario dove mettiamo le feste di tutti, eh? Ci sono le feste di tutte le comunità che sono presenti, ci sono quelle dei cinesi che non sono religiose, poi ci sono tutte le feste religiose, ci sono le feste nazionali più importanti e quest'anno è un anno rose e fiori e c'è nell'introduzione che ha scritto Paola Gabrielli del tavolo interreligioso di Roma, che naturalmente ci aiuta nella cura di questo calendario, che mi riporta a quello che è stato detto ieri, le parole e il cambiamento, lo spaesamento e il disorientamento. Lei dice: in questa nostra epoca di drastici sconvolgimenti, invasa e pervasa da avvenimenti dilanianti, da migliaia di persone squarciate dalla morte o lasciate nude nello smarrimento, questo titolo non vuole essere una provocazione, ma è un messaggio. Con impegno, creatività, pazienza ed esperienza, le ricette di quest'anno mostrano come le rose possono diventare confetture squisite, i fiori trasformarsi in delizie per il palato e salse aromatiche che accompagnano e ampliano il piacere dei cibi. Con il calendario 2017 vogliamo dunque diffondere questo messaggio. Proponiamoci e proponiamo ogni giorno di usare impegno, creatività, pazienza ed esperienza anche nel mitigare i conflitti, le violenze tra persone e poveri. Impegno, cura, pazienza, sono quelle parole che necessitano di tempo. Se io non ho tempo non mi posso impegnare, faccio tutto in maniera frettolosa e allora vado su quel Google che, come ci spiegavano ieri, è come affacciarsi alla finestra e chiedere, no, in mezzo alla strada, il significato di una parola. Questo è un pericolo al quale noi dobbiamo in qualche modo contrapporci, come con Bill sicuramente, che è davvero un esempio modello di come, partendo dalla legalità, che peraltro a me è una parola che non mi piace, io ve lo posso dire, perché penso sempre a Nando Tagliacozzi che racconta ai ragazzi quando mostra il fogliettino: avete 20 minuti di tempo per lasciare la vostra casa, prendete con voi tutto quello che potete. E Nando mi dice: noi andavamo nei campi e portati ai treni per legge. Ma so bene che quindi noi dobbiamo sforzarci tantissimo per far capire che legalità non è una brutta parola, non è quella parola che spesso la politica usa in modo improprio, superficiale, non è quello, perché, come diceva Alessandro, noi abbiamo perso il senso delle parole, un po' ci vergogniamo a dire le parole belle e un po' forse non ne capiamo più il senso. E anche qui legalità, in questo vortice di rumori, ha assunto un significato che può a volte non piacere a me, che pure invece tutto questo mi piace da morire e che pure penso che
quella detenzione che Antonio ha vissuto, quella pena che Antonio ha scontato per 18 anni della sua vita, non per qualche mese, per 18 anni della sua vita, ha fatto sì che in un carcere modello, che in un carcere che gli ha mostrato un'altra possibilità e un'altra strada, Antonio oggi consente a me di essere qui a parlare con voi, agli autori che hanno pubblicato con noi di essere autori e a una piccola cooperativa, noi siamo in 9, di vivere, cioè di vivere dignitosamente e di andare avanti. Non è poca cosa, non è quando ci rubano il lavoro, no, a me me l'hanno dato il lavoro in quel caso, no? Quella possibilità a me me l'ha dato, non è sempre così, non dobbiamo fare finta che tutto quanto sia bello e meraviglioso, ma però ci dobbiamo anche dire che se ci sono delle azioni concrete, che sono lungimiranti, che sono pensate con cura e con attenzione, allora le cose possono cambiare. Forse quel mondo che io a 20 anni avrei voluto cambiare non lo cambierò, non lo vedrò cambiato. Però se da una parte vedo dolore, vedo bruttezza, con questo magnifico mestiere che mi sono scelta io vedo anche tanta bellezza, voi e le cose che posso fare, gli incontri che faccio, le cose che leggo. Vi dicevo, abbiamo abbandonato la testimonianza. Perché? Intanto perché il mondo è cambiato e quando parliamo di interculturalità, multiculturalità, la scuola può fare tantissimo, può continuare a fare scambi, può fare quello che facevamo noi con i mappamondi e con le fiabe ponte, sono tutti esercizi che a scuola si possono fare e hanno un senso, quindi scambiarsi le lingue, scambiarsi le storie. Noi avevamo una scuola dell'inclusione con delle meravigliose linee guida del 2007, dove venivano previsti per esempio anche i libri in lingua, progetto di Ibi con Nati per Leggere, Mamma Lingua, io vi consiglio di scaricarli, è in rete sul sito di Nati per Leggere e sul sito di Ibi, che è una bibliografia dei libri, sia dei classici della letteratura, ma anche dei libri delle diverse tradizioni che sono reperibili in Italia e che dovrebbero stare in tutte le scuole, in particolare in quelle dove c'è presenza di bambini di origine straniera, perché quelle lingue che noi abbiamo accolto all'inizio degli anni 90, quella scuola che è diventata multietnica, era una scuola di ricchezza, lo è tuttora. Alcune insegnanti, io parlo sempre al femminile purtroppo perché mi è capitato poco di incontrare i maschi, però diciamo alcuni insegnanti e insegnanti hanno saputo mettere a frutto tutto questo, hanno saputo lavorare con le tante lingue. Ci sono scuole, soprattutto in periferia, che hanno acceso per esempio e continuano a fare, lo sentivo a Torino, nella periferia di Torino, corsi di lingua italiana ma anche corsi di lingua araba e quindi lo scambio è la possibilità. Se io penso alle mamme dell'Olgiata, che è un ricco quartiere residenziale di Roma, che ora hanno la tata cinese e non più inglese perché vogliono che i loro bambini imparino il cinese, penso a quanto abbiamo perso noi, città romana, ma anche pensate a Prato, pensate a quelle che quei bambini ce l'avevamo lì e potevamo giocare con loro e potevamo scambiarci le lingue. Possiamo forse ancora farlo, siamo ancora in tempo e qualcuno lo sta facendo. Però quel lavoro di pratica che noi abbiamo aperto, che poi ha fatto Cartusia, no? Quello di usare le lingue, di metterle a confronto, di usare le storie ponte, Cenerentola che viaggia in tutto il mondo, questa storia di Cenerentola se la saranno raccontata i commercianti, se la saranno raccontate i marinai, e quella scarpetta che cambia nei tanti paesi diversi, ma il plot è sempre quello, cambia la scarpetta, cambia l'aiutante. Allora tutto questo se lo possono raccontare i bambini. Noi abbiamo rimesso e rimetteremo delle storie che sono nel nostro Zefiro, nelle narrative per piccoli, quelle che sono così, senza però dichiarando la provenienza nel colophon, ma senza sparare il fatto che vengono dalla Romania piuttosto che dall'Armenia. Sono storie, prendetele come volete. Perché? Perché accanto alla testimonianza, che peraltro continua ad esserci, ci sono di nuovo, è curioso che ci siano di nuovo, come proprio in quell'inizio degli anni 90, per gli adulti soprattutto,
dei giornalisti che affiancano il profugo e raccontano la storia a doppie mani, successe con il venditore di elefanti, di... esatto, però insomma, e adesso ricominciano a raccontare in questo modo. Ho appena saputo che Mazzucco ha raccontato la storia, è appena uscito il libro per Einaudi, Qui con te, mi sembra che sia il titolo, racconta la storia di Brigitte, una profuga congolese che ha avuto una drammatica storia. Quindi ci sono, no, questa testimonianza si arricchisce ed è importante e deve esserci. Però noi pensiamo, abbiamo a un certo punto capito che avevamo bisogno di essere noi stessi come editori nutriti di altro e avevamo voglia di nutrire con altro. E allora abbiamo pensato che forse dobbiamo anche raccontare la possibilità e che i problemi li possiamo raccontare attraverso una narrativa che sorprenda, una narrativa che acchiappi, delle storie, quindi passare dalla testimonianza alla letteratura. E qui rubo un pezzetto da Centrifuga di Patrizia Rinaldi. Centrifuga è un progetto che è nato grazie a Leggimi Forte è a Pomigliano d'Arco, uno dei luoghi più brutti d'Italia, dove però c'è un'associazione di insegnanti, bibliotecari, cittadini, che da 13 anni porta la migliore letteratura per ragazzi in quel posto bruttissimo. I ragazzi sono diventati, sono degli esperti di letteratura, incontrarli è un piacere, parli con persone competenti, e gli autori, tanti autori che sono andati alla Gemiforte, da Ciamaraini, Paolo Di Paolo, Massimo Cacciapuoti, e poi gli autori per ragazzi, Beatrice Masini, Ianna Carioli, Zita Dazzi, hanno regalato un racconto a Leggimi Forte con il tema la periferia, ma con una periferia che in qualche modo raccontasse l'inverso, cioè fosse periferia motore di cambiamento, come accade a Borgata Finocchi, a Tor Bella Monaca, nelle periferie torinesi che prima citavo, e a Pomigliano d'Arco, e che non fosse racconto lamentoso, ma fosse racconto potente. La periferia, e qui è Patrizia Rinaldi che parla. Patrizia Rinaldi è un'attrice a me cara, ha pubblicato tanto con Sinnos, continuerà a farlo, abbiamo un grafico che esce, non ce l'ho perché siamo andati in stampa d'acqua alla gola con due libri adesso, venerdì, prima che arrivassi qua. Patrizia scrive per noi, ha scritto per altri editori per ragazzi, Lapis, anche in Auriel, e scrive per EO, dei libri bellissimi fra l'altro, c'è una trilogia di noir con Blanca, una poliziotta ipovedente, bellissima, e poi ha scritto Mai prima di giugno, il suo romanzo, meraviglioso. Patrizia scrive: la periferia del luogo comune di disastro sociale può essere smentita con un impegno costante del tentativo di cambiamento. Cambiamento che storicamente non ha mai avuto spinta dal centro, luogo deputato semmai alla stabilità e al mantenimento di ordini. Nessuno dei racconti dell'antologia ha uno sguardo melenso sulla situazione dei territori marginali. Ma noi che parliamo ai ragazzi abbiamo la responsabilità almeno di suggerire altri immaginari. La dimensione della felicità possibile si radica durante la costruzione dell'individuo, durante la prima fase dell'età evolutiva, la dimensione della felicità possibile. Allora sì, a me mi arrivano e mi continuano ad arrivare proposte sul libro della classe multiculturale dove si prepara uno spettacolo sulla droga e succede una tragedia. E io dico tanti no, ormai dico tanti no, intanto perché pretendo una qualità della scrittura e trovando autori come Patrizia in Italia, ma come Christophe Léon o lui del quale vi parlerò adesso, Bart Moyaert in Belgio, io da lettrice pretendo e quindi pretendo anche da editrice. E apro una piccola parentesi sul mio mestiere, perché i libri sono un diritto. E un diritto per averli, i bambini e i ragazzi hanno diritto di leggere ed è terribile che ci siano zone
che in questo civilissimo paese non abbiano libri di lettura, io trovo molto miserevole che le nostre scuole non abbiano per legge le biblioteche scolastiche, che nei nostri programmi non sia prevista la lettura, cioè più si sale di livello e meno leggono, che per leggere un libro, come diceva Casati, ci vuole un anno, cioè i Promessi Sposi li leggiamo nell'anno scolastico del secondo liceo classico, se non mi ricordo, del terzo. Noi i libri e la lettura dovrebbero nelle scuole essere i principi, perché sono quelle finestre che non sono Google, dove noi dobbiamo abituare i ragazzi ad andare a cercare, per poi padroneggiare Google e la rete. Ma è il nostro strumento la rete, noi deve servire a noi, non siamo noi. Come dicevi Alessandro, cioè noi non ci dobbiamo, esatto, noi non dobbiamo assecondare questo mondo, noi lo dobbiamo contrastare, noi dobbiamo impedire, con anche gioia e con felicità. Allora, i libri sono un diritto, chi fa i libri? Noi editori. Che facciamo noi editori? Quando lo chiedo ai bambini, mi dicono scrivono i libri, vendono i libri, stampano i libri. Noi facciamo un mestiere apparentemente inutile, io leggo un sacco, noi scegliamo e selezioniamo. Voi potete immaginarvi noi sommersi da una barca di roba, sì, e abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta, no. Noi riceviamo tante cose brutte, tante cose scritte male, e quindi il nostro lavoro spesso non è quello di leggere quello che ci arriva, di rispondere che insomma di aspettare 3 mesi e poi se dopo 3 mesi non c'è risposta purtroppo è un no, ma di andare a cercare le scritture. E per esempio quando io dico andare a cercare le scritture, uno dei libri che è nella Bill è Zumbi di Fabio Stassi, al contrario di Melania Mazzucco, che autrice che io stimo, quindi leggerò questo libro con grande piacere e sarà utile, che scrive su Brigitte, quando io sono andata da Fabio, perché avevo ascoltato il racconto di un ragazzo che aveva fatto questo viaggio a lì, e lo raccontava, partito a 14 anni, arriva a 18 qui in Italia, a Lampedusa, e lo raccontava con dolore, certo, ma come lo racconta un adolescente? Cioè, quando lì mi ha raccontato che si è finto pazzo perché aveva visto un posto di blocco, o quando ha intercettato un gruppo di esercito, lui si ricordava che quell'esercito era amico di un altro esercito e ha detto sì, faccio parte dell'altro esercito, intanto sperava che non gli chiedesse il nome del suo comandante. Io non lo so se lì inventasse o se stesse dicendo la verità, però lui raccontava un'avventura rocambolesca, un'avventurona, e ho chiesto a Fabio se lui se la sentiva di raccontarla, e Fabio mi ha detto no, io non te la racconto questa storia perché è troppo vicina, io tradisco la storia, io ti posso però raccontare la storia di Zumbi, e io ti racconto la storia di un ribelle portoghese che ha combattuto fino alla morte contro i colonialisti, che è stato rapito dai gesuiti per 8 anni, ha imparato il latino, ma è tornato, è scappato, ha saltato il muro, è tornato nel suo villaggio e ha combattuto fino a che ha potuto. E anche dopo morto hanno continuato ad avere paura di Zumbi, perché forse chi lo sa, Zumbi non era davvero morto. Perché ogni tanto qualcuno dei cattivi se lo vedeva comparire di notte all'improvviso. E chi la racconta questa storia? La racconta un uomo e una donna, sono due ballerine di samba e di capoeira, sono in una nave di turisti, devono lavorare, devono insegnare a ballare il samba, ma lui è innamorato, insomma la vuole corteggiare, e per corteggiarla gli racconta la storia di Zumbi. Perché, come dice Fabio, illustrato da Federico, le storie sono case, sono palazzi, sono mongolfiere, sono aerei, sono treni, ma soprattutto e sempre saranno fiumi, perché il fiume non smette mai di muoversi, come quella barca che porta il racconto di Zumbi. Che c'entra Zumbi con il mio ragazzo eritreo?
apparentemente niente, però forse può far venire quel desiderio di mettersi dalla parte giusta, quello di interrogarsi sul perché stanno arrivando folle e masse da paesi dove noi continuiamo, no, c'è quella frase, ma facciamoli stare lì, ho capito, facciamoli stare lì, ma appunto non spendiamo una lira in cooperazione, non facciamo nulla perché possano effettivamente stare lì, che cosa stiamo raccontando, no? Che cosa stiamo dicendo? Fare libri, scegliere, decidere di cambiare, selezionare, avere cura e qualità. In una casa editrice ci sono tanti mestieri, c'è il redattore, c'è il grafico, c'è un commerciale, c'è un ufficio stampa, c'è un'amministrazione, c'è un affitto da pagare, ci sono le bollette della luce, dell'elettricità, e c'è poi uno stampatore, quindi la carta, c'è un tipografo che va pagato, c'è una distribuzione che va pagata. Un prezzo di copertina, diciamo, di un libro, mediamente un editore, se vende tutta, ma tutta la sua produzione, noi parliamo di 2.000-3.000 copie, arriviamo a 4.000 proprio in casi eccezionali, ci sono stati dei casi belli che ci fanno felici, ma non è sempre così, quando noi l'abbiamo venduta tutta abbiamo un margine di guadagno che va dal 4 all'1%. Che cosa significa? E abbiamo un punto morto, più o meno il punto morto, cioè quando noi siamo rientrati delle spese che sono uscite vive, fisiche, a metà della tiratura. I libri vanno comprati, cioè c'è una... è necessario anche raccontare questo e far sì che tutti sappiano che cos'è il nostro mestiere, perché altrimenti voi vi ritrovate dei libri tutti uguali. Poco male, io lo so che in questo grande rumore, se sparisce la Sinnos, se sparisce, adesso non voglio augurare nulla di male a nessuno, quindi se sparisce la Sinnos, non succede niente. Ci sono libri che sono un po' come i nostri, li trovate nella narrativa e nella produzione editoriale per ragazzi italiana, c'è tantissima roba bella, ma proprio tanta, e quindi troverete della buona narrativa, troverete dei buoni albi. Forse quello che non troverete è un occhio, che è quello di Sinnos, che è un po' particolare perché è fatto di persone, ma le persone si possono sostituire. Però se via via noi togliamo Sinnos, togliamo Lapis, ne togliamo tante, a quel punto voi avete tanti Stilton, cioè che invece vende e funziona. Allora possiamo scegliere, anche questa parola è importante, possiamo scegliere, e possiamo scegliere per esempio di pretendere dei fondi per i libri. Quando mi arrivano scuole che mi chiedono il libro fallato per la biblioteca scolastica perché non hanno fondi, io divento una furia. Prima ero più gentile, adesso proprio divento una furia, perché si devono vergognare e devono pretendere quei soldi. Perché io so invece che c'è Pomigliano d'Arco che i libri li compra, li fa comprare alle famiglie, se può passa da librerie di Napoli, perché Pomigliano d'Arco non c'è niente. Cioè quell'associazione che vive nel posto quasi più brutto, magari non è più brutto, però insomma così, che parlano anche un po' così, che noi ci fanno, no, quando li sento parlare, io che sono cittadina romana, dico oh, mamma mia, eppure quelli lì comprano i libri e li sanno valorizzare. A scuola di Monica Di Bernardo, Borgata Finocchio, i libri li comprano tutti, non c'è neanche bisogno di chiederlo, mi mandi l'autore, io però ho 4 classi che comprano il libro, non ti preoccupare, no? Allora, questo è qualcosa che noi dobbiamo dire, io credo che vada detto con forza, devono vivere i librai. Se non abbiamo librerie indipendenti che sappiano che noi, quello che fa Sinnos, quello che facciamo gli altri, che non sappiano darvi il libro giusto, c'era quel bel libro di La Terza che ha regalato ai librai, L'ignoto ignoto, bellissimo, è un piccolo libro che credo non sia in vendita, ed è credo un libro di uno stratega di guerra, che a un certo punto lui dice io posso sapere, certo, se cerco, se ho il titolo, io mi sono insegnata il titolo di Alessandro, io vado su Google, me li cerco e so dove. Ma se non lo sapevo, cioè se io non entro, se entro in una libreria e c'è il libraio che invece mi dice che esiste Elizabeth Gasker, che io non conoscevo, che mi dice c'è quel libro, ma come facciamo? E questi luoghi, i librai devono vendere i libri, perché se
se non vendono i libri non pagano l'affitto, non pagano loro stessi. C'è in generale questa idea che siccome noi facciamo un mestiere tanto divertente e apparentemente poco utile, perché è così, cioè molta gente non pensa che noi stiamo facendo un mestiere utile, non lo dirà mai, però non lo pare nulla. A questo punto non andiamo da nessuna parte, ma torno ai libri e torno, non so se faccio in tempo a farvelo vedere, ma lo vedrete presto. Abbiamo cercato di mantenere quel timone di testimonianza e di cittadinanza e appunto nel calendario quello della testimonianza uscirà fra pochissimo un libro che si chiama Inviati per caso, viaggio nell'Italia delle religioni, che è un omos, quindi quella con la cittadinanza, dove c'è un graphic novel molto bello, grazie a Eleonora Antonioni, che è la storia di due ragazzi che casualmente, Luca perché è innamorato di Nela, ragazza sikh, e Nela non è più a scuola, quindi Luca teme che sia stata mandata in sposa a un vecchio cugino in India. Mentre invece Martina, tutto a posto, è una fotografa eccezionale, va un po' male a scuola, ma è molto brava a fotografare. Il premio del concorso sono 1500 euro, quindi la possibilità di avere una macchina fotografica. E quindi decidono di fare questo lavoro sull'Italia delle religioni, che comporta anche degli spostamenti. Mentre loro viaggiano, conoscono tante ragazze della loro età, fanno incontri anche interessanti, ovviamente conoscono e capiscono, si fanno un sacco di amici, cioè alla fine del libro il tema è non ci basterà l'estate per andare a trovare tutti i nostri amici. E poi ci sono dei box di approfondimento su alcuni riti e tradizioni che Luca e Martina trovano. È un viaggio e quello che noi vogliamo offrire con questo libro è il modo giusto per dire guardatevi intorno, è inutile che parliamo, guardatevi intorno, però per il resto noi cerchiamo di raccontare storie. Io qui vi ho portato, non so chi era, la formazione di Vinicio che c'è stato, lui racconta sempre una storia che è tratta davvero verissimo, Andersen, ed è la storia, siamo in un pollaio e una sera prima di andare a dormire c'è la prima gallina di tutto il pollaio che vede che, ops, le è caduta una piuma, però carino, sto bene, forse me ne dovrei togliere un po' di più di piume, sono carina. La vicina dice, hai capito, si stacca le piume per essere più bella, la voce gira in tutto il pollaio, arriva ai piccioni, arriva ai maiali, e alla fine torna alla prima gallina che scrive sulla gazzetta del pollaio, torna che ci sono state 10 galline che si sono ammazzate per amore del gallo. Questa voce cresce, cresce, cresce. Allora, qui ci sono due autrici giovani italiane che io amo, Alice Keller e Veronica Truttero, tra l'altro conosciute grazie a Silvana nella sua accademia, e avevano già fatto per noi tutto, Hai preso tutto, che è in parte una reinterpretazione di Riccioli d'Oro e i suoi tre orsi, e quindi io gli ho dato la fiaba di Andersen e loro hanno fatto delle galline meravigliose. E quindi questo sul pettegolezzo, su come si montano le storie, su questo telefono senza fili, è un modo per raccontare ridendo, no, qualcosa che forse è bene evitare di fare, però si può ridere e ci si può divertire. E poi c'è una narrativa a colori che non so perché non vi ho portato, ve la spedisco, che è L'uovo della contessa, una narrativa fiamminga, e c'è una contessa viziata che è abituata, una giovane contessa è abituata tutte le mattine a ricevere il suo uovo cotto a puntino. E il cuoco però le ha lasciato una lettera che lei non legge, e è andato via il cuoco. Perché è andato via il cuoco? E quindi cominciano una serie di divertenti avventure di questa contessa insopportabile, ma che in qualche modo è amata sia dal cuoco che dalla sua cameriera, che vorrebbero solo che lei imparasse a dire per favore, mi dispiace. E alla fine si scoprirà che il cuoco nella lettera non aveva scritto altro che andava 2 giorni a fare un corso di perfezionamento per cucinare meglio per lei. Io devo dire, mi aspettavo il cuoco se fosse andato arrabbiatissimo, invece no, il cuoco vuole bene a questa contessa, forse neanche un po' innamorato. E però è una narrativa a colori divertente.
parte che non ci dice che dobbiamo essere buoni, bravi ed educati, ma che ci mostra come possiamo ridere, no? Di noi e della nostra maleducazione, che forse essere maleducati non è divertente. Centrifuga, torno a centrifuga per poi arrivare alla leggerezza di Barthes. Centrifuga ha un racconto, Centrifuga, il racconto di Patrizia Rinaldi è un racconto che è ambientato in un medioevo oscuro e dove c'è un padrone, un conte che impedisce matrimoni, vuole avere lo ius primae noctis, e c'è una ribellione. E c'è una frase di Patrizia che mi piace particolarmente, che è quella in cui lei dice, il racconto si chiama Il Borgo, quindi è un posto piccolo e in periferia. Lei dice che la speranza è una zuppa calda avvelenata. La speranza può essere una zuppa calda avvelenata, perché ci credi e poi dopo non succede. Ma a volte gli abitanti dei borghi trovano l'antidoto al veleno. Ed eccola qua, la possibilità. C'è un racconto sulle parole che è quello di Francesca Bonafini, che ha letto a Bologna, sulla parola celestiale, trovata sul libro di questa ragazzina che è un po' diversa dalle altre, ma le sue amiche ce l'ha, ama dei cantanti portoghesi, ama leggere e soprattutto è innamorata di questo ragazzo, che è celestiale, celestiale in tutto. Ma a un certo punto però, come succede, devo dire, è un'esperienza che ho provato anche io sulla mia pelle. A 12 anni ero innamoratissima di un mio amico poco più grande di me, io nuotavo, lui faceva tuffi magnifici, andavamo proprio d'accordo, eravamo tanto tanto amici. Poi un giorno lui mi chiese di fidanzarci, ci siamo, io gli ho detto sì, non ci siamo mai più parlati, non ci siamo mai più parlati. Ci vergognavamo, quindi insomma, e più o meno succede questo, no? Perché loro si mettono insieme sull'autobus con Fabrizio Fiorini, celestiale, e si incontrano sull'autobus, scambiano poche parole sulla loro vita scolastica e non si dicono più niente, fino a che un giorno Fabrizio Fiorini gli dice che non stanno più insieme. E allora vengono in aiuto le parole di nuovo, le parole che le amiche dicono a lei per farla ridere, per farle dimenticare quel Fabrizio Fiorini, la Dani e la Vale, che peraltro non avevano mai capito che cosa lei trovasse di tanto celestiale in Fabrizio Fiorini. La Dani e la Vale, per farmi ridere, hanno scritto una lista di parole associabili a Fabrizio Fiorini: cacca di mosca, cacca di vacca, caccola del naso, rutto al salmone, rutto al ragù. Però io lo so che non è niente vero, perché Fabrizio Fiorini è celestiale, ma timido, timido con me. Ad ogni modo, ho riso. Per cui lo vedete anche voi che le parole sono potenti. Allora, in questa collezione, in questa antologia, ce ne sono tanti di racconti, alcuni più dolorosi, alcuni più leggeri, però quasi tutti sono riusciti a, appunto, a portare quella possibilità, quella felicità, quel qualcosa che può cambiare. Quando poi parlo di letteratura, parlo soprattutto di libri come questo. Barthes è uno dei più grandi scrittori fiammiferi, Moyaert, io non ci riuscirò mai a pronunciare il suo nome, sarà brutto quando lo incontrerò. Ha pubblicato per Rizzoli e Fratelli, ha pubblicato per Fabbri, va bene, lo abbiamo conosciuto a Bologna, ci siamo parlati, lui mi ha mandato delle proposte che forse erano troppo difficili, finalmente arriva il club della Via Là. E è una storia dove apparentemente non succede niente. Ci sono M, Oscar e Max. Max e Oscar sono due fratelli, è estate, fa caldo. Loro passano le giornate sul tetto di una vecchia ferramenteria dove vivono due personaggi stranieri, polacchi probabilmente, che parlano una strana lingua, ma è soprattutto negli occhi degli altri che quei due parlano una strana lingua, perché Oscar, che è il narratore della storia, quando a un certo punto suo fratello fa notare, sottolinea questa incapacità loro di comprendere, si vergogna molto
Oscar, perché non è esattamente così, perché loro parlano in modo un po' buffo, ma capiscono e si fanno capire perfettamente. Decidono di fondare il club su questa strada che si chiama Via Lattea e, sono, e hanno tutti dei dolori, che però sono molto sullo sfondo. Emma ha una zia che sta morendo di cancro, lo scopriamo a un certo punto. Oscar e Max sono figli di un papà molto impegnato, un giornalista, probabilmente passa tutto il suo tempo a scrivere. La loro mamma è andata in Italia a prendersi un periodo di pausa, ma tutto questo è tenuto proprio sullo sfondo, noi abbiamo degli accenni. Tutti i giorni per quella Via Lattea passano una vecchietta e il suo cane, vecchissimo anche lui. Li soprannominano Jekyll, Nancy la vecchietta e Jekyll il cane. A un certo punto Max dice, passiamo il tempo, facciamo una scommessa, chi muore prima, Nancy o il cane? Il giorno dopo, con loro si potevano ricaricare gli orologi, Nancy e il cane non passano più. A questo punto comincia la ricerca, e la ricerca passa attraverso un cimitero, passa anche attraverso l'ospedale, dove è la zia di Emma. Succede che Emma scambia un'altra vecchietta che era in ospedale per Nancy e Max inizia a prenderla in giro. La prende in giro, la prende in giro, la prende in giro, in maniera talmente insopportabile che Emma. Scusami, che Emma se ne va. Emma se ne va e non li saluta più. Oscar è tristissimo per questo, gli dice a suo fratello, ma tu hai fatto troppo, l'hai troppo. E la va a cercare la mattina dopo, passa una notte d'inferno, la va a cercare la mamma, gli dice, non la vedrai oggi Emma. Emma stanotte ha dormito tutta la notte fra noi nel lettone, Emma ha pianto tutta la notte. Oscar dice, oh mio santo, che cosa ho combinato, che male abbiamo fatto. Ma quando la potrò vedere? Mi aspettavo che la mamma mi dicesse fra un anno, due anni, forse mai. E la mamma dice, fra un paio di giorni, forse gli farà bene comunque vedervi. E dice, la zia di Emma è morta stanotte, quindi... E quindi il dolore di Emma era soprattutto per la morte della zia. Si accavallano queste cose e ogni tanto c'è questa sensazione, questa memoria, questo dire che la mamma è in Italia, in questo paese, paese di luce, è in questo paese solare, manda lettere strane e tutti e due vorrebbero rivederla. Max incontra una ragazza callista che è assolutamente sprezzante, illegale, perché ruba nella ferramenteria, ma Max ne ha invaghito perché Callista è molto carina e Oscar prende a pugni Callista e prende i soldi che lei non ha dato al Ferri Vecchio e ha un'avventura con i due del Ferro Vecchio, incontra una ragazzina che è su una sedia a rotelle ma che gli mostrerà e gli farà un regalo che per lui è preziosissimo, un regalo fatto da lei, nessuno gli aveva mai fatto un regalo fatto da lei. Non succede veramente nulla, poi alla fine le storie si dipaneranno, ma c'è una delicatezza nella scrittura e per esempio c'è il rapporto fra i fratelli, Oscar vuole andare sempre a dormire nel letto di Max e Max gli racconta delle storie buffissime come quella di un aeroplanino che parte sempre con pilota e passeggero tutti i giorni, fa dei giri turistici, ma un giorno c'è una tempesta terribile, terribile e l'aeroplano cade e quando vanno a vedere chi è arrivato là c'è soltanto il corpo del pilota, è morto solo il pilota. Perché il passeggero aveva avuto mal di testa e si era fermato nel bar dell'aeroporto a prendere un caffè e quindi non era morto. Bella, no? Dice Max. E Oscar invece è angosciatissimo per quell'idea che il pilota è morto e non si è salvato, mentre invece per Max è molto importante che si sia salvato il passeggero, così come chiudo la storiella che gli racconta la bambina che gli fa il regalo. Lo sai che sì, quella è una casa un po' triste, perché è la casa dove una signora si è suicidata. Oh mamma, si è suicidata? Sì, cioè si è suicidata, si è buttata di sotto dalla scogliera, però è stata fermata da un masso, quindi non si è suicidata. E quindi anzi ha deciso di non suicidarsi più ed è partita per un grande viaggio in Europa, perché ha deciso che amava la vita. Oscar dice, tu andresti d'accordo con mio fratello, ma come mi puoi raccontare una cosa così terribile e farmi stare male per poi dirmi che non è più successo niente? Questo è quello che cerchiamo nelle storie, negli albi, nelle grafiche che continueremo a darvi.
Vi dà. Grazie.